How dare you treat girls like that? Let them go first! Ma perché? Benvenuti a un nuovo video dove reagisco ai miei personaggi, quelli che io ho doppiato in italiano, doppiati in altre lingue. E la cosa mi incuriosisce molto, incuriosisce anche voi, anche perché ci sono il primo e il secondo video che sono usciti dove c'è Ragnar, c'è Zamasu, Doflamingo e tantissimi altri miei personaggi. Oggi invece andremo a vedere l'attacco dei giganti, la fantastica signora Maisel, He-Man e Demon Slayer. Partiamo da Demon Slayer, Tengen Uzui, Katsuyuki Konishi in originale, infatti il primo che andremo a sentire è quello originale. Questa è l'originale. Si segue sempre l'originale, però adesso, stavolta, l'abbiamo trovato veramente in tantissime lingue. E molto spesso voi avete commentato gli altri video dicendo: Maurizio, reagisci allo spagnolo dell'America Latina, che sono molto più bravi i doppiatori che parlano lo spagnolo dell'America Latina. E ce l'abbiamo, finalmente, una clip di Uzui. Sono doppiati in Messico. In Messico? In Messico doppiano per tutta l'America Latina. Fantastico. Sono molto irrespetuosas. Se les olvida que deben seguir órdenes. ¿Qué? ¿No me están escuchando? ¡Al menos responde! ¡Para! ¡Ayúdame! ¡Oigan, bichos! ¡Ya! A trattarlas así, suéltalas ahora mismo. Ma sai che in realtà è vero, suona diverso dallo spagnolo de Odin che prepara un festin, no? Che Odin prepara un festin. C'è lo spagnolo invece, sì, è subito sotto. Sentiamolo invece in spagnolo per fare così il paragone. No tires de mí de forma tan sosa, ya sabes cuáles son las órdenes. Vedi, hanno ragione, fanno le telenovelas. Alla gogna. Che le stai facendo alle niñas? Suéltalas ya! Qui però c'era del pathos rispetto alle altre volte. Ma stavolta sono molto curioso perché abbiamo delle lingue che non abbiamo mai sentito. Tipo il tamil, telugu, l'hindi. Che sono tre lingue dell'India. Esatto. Tre lingue diverse. Sentiamo il tamil. Evlavo dhairya irundha enna nee thaduppa. Olunga ulla poidu, adhu dhaan unakku nallathu. Credo di averci visto RRR in tamil. Pomoscetto, eh? Ok. Ma vediamo a te il telugu, dai. Mi rendo che intanto niruzzahanga unnaru. Yedavaddu, meeku ippude aagyalu vachayi. Macchipoyara, edo okati maatladu. Moscetto pure quello. Non riescono a stare tanto sulle facce esagerate, eh? Cioè, sì, sull'intensità, per esempio, quando si vede Tanjiro la faccia è bella intensa. Ma sulla scena comica sono un po' moscetti, invece dovrebbero esagerare di più, secondo me. Cosa che in Europa si tende a fare di più. Per questo volevo sentire il francese. Dovrei mettere più de determinazione. Toi aussi, tout comme moi, tu suis les ordres. Tu peux au moins me répondre! Je ne lis rien sur ton visage! Tu n'as pas le droit de toucher aux filles! Lâche-les immédiatement! Bello, fatto bene in francese. Sì, c'è più poco emozionati, da fare. No? Però vedo qui, Paolo, che c'ho inglese e poi inglese e India. Ah, questa è una novità. Questo mi incuriosisce. Sentiamo prima inglese. You're not being very flashy. Need I remind you of the orders you received? Le bambine hanno tutte la stessa voce in tutte le lingue. How dare you treat little girls like that? Let go of them, jerk! A me gli americani che doppiano gli anime non ce la posso fare. Sono tutti super carichi. Our friends are better. Inglese e India? Can you not stop that yanking? Did you forget that you just received orders? Oh. You really are unflashy. Yeah. You really are unflashy. How dare you treat girls like that? Let them go first. Ma perché? Perché farlo? Non ha senso. Perché? C'è già. È l'accento. E allora lo voglio in inglese e italiano. Ehi, stop where you are. Qual è stato il migliore secondo te di quelli che abbiamo francese. Sentito? Il francese era molto buono. Bravissimo. Vabbè, i portoghesi sappiamo che sono bravi, quindi l'opportunità ovviamente gliela diamo. Você tá muito comportadinha, sabia? Quer que eu refresque sua memória com as ordens que recebeu? Brasiliano. O gato comeu a sua língua. Fala alguma coisa. Stavolta no. Me lasci, pare, me lasci. Bravo però.
Cioè, l'intensità c'è, è un po'... Come si atreve a fare isso con essas meninas? Larga elas agora! Manca un po' di energia, manca un po' di cazzimma. Sì, è vero, è vero. E a questo punto sentiamo l'ultimo europeo. Non tirarmi in modo così banale. Smettila, hai ricevuto i tuoi ordini, no? Ma insomma, di qualcosa! Sai che odio la banalità! Ehi, eccedenti, a voi vedete di smetterla, basta! Che cosa stai facendo a quelle ragazze? Lasciale subito andare! Novara, bravino. Poi vabbè, mi piace, non mi giudico. Italia e Francia se la giocano. Se io dovessi escludere me, direi il francese. Sono sullo stesso livello. Sono bravi, quello francese è bravissimo. È bravissimo, io non mi valuto. Tra l'altro Uzui ha due topolini che gli portano le spade ovunque lui si trovi, che sono muscolosissimi. Sono due topolini con la fascia ninja in testa e sono enormi, non fanno altro che fare pose. Entra? No, dicono una parola sola. Buscoli. Uno fa buscoli, buscoli, l'altro fa buscoli, buscoli. Non tutti lo sanno, ma i due topolini di Uzui sono io, tutti e due i topolini. Anche quando corrono. Muscoli, muscoli, muscoli. 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 Muscoli, muscoli. È stato molto divertente. Ma soprattutto vi ricordo che per i video esclusivi potete abbonarvi al The Merluz Club, dove ci sono tantissimi approfondimenti sul doppiaggio e tantissimi retroscena. Andiamo avanti. Abbiamo decretato vincitore il francese. Francia 1, Italia 0. Francia 1, Italia 0. No, non è una gara. La fantastica signora Maisel, dove ho doppiato Zachary Levi. Fun fact, ho doppiato Zachary Levi prima nella fantastica signora Maisel e poi in Shazam. Ah. Sì, uscì il trailer di Shazam, arrivò Zachary Levi nella signora Maisel e chiamarono me perché avevo fatto il trailer di Shazam, quindi si sapeva che io avrei dovuto doppiarlo al cinema e per mantenere questa coerenza vocale hanno chiamato me. Ma tra l'altro è vero che hai doppiato prima Shazam 2 e poi Shazam 1? Sì, abbiamo, anche qui abbiamo una marea di... Quante c***o lingue hai trovato? No, fermi. Ah, prima in originale, poi l'ho vista una che la devo sentire per forza. I handled the whole thing with dignity, with grace. I handled it all very calmly. I handle things very calmly. I don't get mad. I can't get mad. When you're really tall, you can't get mad. You can't pace around and wave your arms in the air and raise your voice because people get scared. See? Look around. See, that's what people look like when you're really tall and really mad. I look like an angry building. I look like an angry building. All the goddamn time. But this time, you have pushed me too far. I perform surgery. I hold really sharp tools that I cut people open with, and if I cut them open incorrectly, they tend to die. And that's where you chose to send your mother to fix me up with another girl? What? I had no idea she was gonna do that. Bullshit, Miriam. You feel guilty, so you decided to get me settled so you don't have to feel bad anymore. Well, fuck that. Quanto cazzo è bravo, cambia ritmo, velocità, intensità, volume, è bravissimo. Quindi questa è la prima volta che... Cioè, nel senso, il primo personaggio suo che hai doppiato. Sì, questa scena qui avevo già doppiato il primo Shazam. Ah, perché è vero, perché nella questa stagione, è nella terza stagione questa scena. Arriva nella seconda, tra la seconda e la terza ho doppiato Shazam. Quindi ce l'avevo un po'. Però va a dei ritmi incredibili. E ovviamente una serie TV, come in questo caso, si doppia con dei ritmi diversi da un film cinema. Qui non avevo i tempi che avevo col film cinema. Qui bisognava andare più veloce. E però la voglio vedere in giapponese. Attenzione. Ho bisogno di vederla in giapponese, ragazzi. Non c'è il movimento, c'è zero movimento. Lo doppia come se stesse fermo. È staccatissimo. Se gli americani fanno cagare a doppiare gli anime, i giapponesi fanno cagare a doppiare gli attori americani. Hai sentito i complimenti che ho fatto io prima a Zachary Levi? Movimento, volume, intensità, ritmo della voce. Questo non si muoveva, non cambiava volume e non cambiava intensità. È stato uguale. Lo metti su un anime e il doppiatore diventa Dio. Però cavolo, c'è veramente un abisso. Tedesco chissà come l'ha fatto incazzato. Madonna, vai! Ich hab das alles mit Würde und Anstand gehandhabt. Und alles sehr ruhig und besonnen, so wie immer. Ich werde nie wütend. Denn wenn man sehr groß ist, dann darf man das nicht. Dann kann... Si muove molto di più. Und genau deshalb versuche ich die Kontrolle zu behalten. Aber dieses Mal... Si muove molto di più di così, eh. Senti quanto è fermo il doppiatore. Gli va dietro, ma non lo segue. La cosa che dicevi dei tempi, no? Si vede che sono cose fatte un po' di corsa. Cioè, sembrano quasi fatti in automatismo. Io ho parlato di questo nel doppiaggio italiano. Non so che tempistiche hanno fuori, eh. Diciamo che si percepisce che non c'è una cura estrema nel dargli tutte le sfumature che aveva in originale. Davide suggerisce il polacco, perché mi sa che ci darà delle soddisfazioni. Vai. Tak, bardzo przepraszam. Zachowałem się
z godnością, z wdziękiem. Lo sapevo. È un voiceover questo. Voiceover. Nie mogę się denerwować. Fammi vedere se ride, mica se ride mi ammazzo. Ale ty naprawdę przesadziłeś. È la via facile dei polacchi. È agghiacciante, dai. È voice over. Però in questo caso lui non ha avuto bisogno di replicare quelle emozioni, perché le sentivi sotto, quindi applicavi la traduzione alle emozioni che sentivi dalla. Sai chi mi darà grande soddisfazione, Paolo? Il francese. J'ai affronté tout ça avec dignité, avec grâce. Je me suis pas énervé, j'ai gardé mon calme. Je m'énerve pas, je peux pas quand on est grand. On peut pas s'énerver. On peut pas faire les 100 pas en agitant les bras et en élevant la voix parce que ça fait peur. J'ai l'air d'un gratte-ciel pas content. Si, alors, je reste calme tout le temps, continuellement. Mais là, excuse-moi. Là, t'as poussé le bouchon un peu trop loin. Bravo, cazzo, bravo. Ha seguito tutti i movimenti, il cambio ritmo. Lo sapevo che mi dà soddisfazione. E ora invece voglio farmi male. Mettilo in spagnolo. Lo facciamo prima in spagnolo, poi mettiamo latinoamericano. Perché abbiamo detto che i latinoamericani sono molto bravi sugli anime. Quindi capiamo se lo sono anche sugli esseri umani. Lo llevé con dignidad y educación. Yo me tomo las cosas con calma, no me enfurezco. No puedo, si eres muy alto, no te enfureces. No puedes andar por ahí meneando los brazos y gritando porque la gente se asusta. Soy como una torre enfadada. Así que me calmo. Soy como una torre enfadada. Enfadada. Esta vez te has pasado de la raya. La voce mi sembra vecchia su di lui, però. Più che altro il discorso dell'America Latina, che usano parole diverse. Esatto, completamente. Quindi ci sta che non dica una torre enfadada, ci sta che non dica se assusta. Vediamo com'è. Vediamo cosa dice. Perché hanno proprio terminologie diverse. Con grazia. Lo llevé todo con mucha calma. Yo hago las cosas con calma. No te puedes enojar cuando eres tan alto. No te puedes enojar. È più bravo, cazzo. Asusta, ¿ves? Mira eso. Así se ve la gente cuando eres muy alto y te enojas mucho. Parezco un edificio enojado y conservo la calma. Un edificio enojado. Pero esta vez... Esta vez se te pasó la mano. È bravissimo. Solo una cosa ha sbagliato. Ha fatto un battito in più nella risata. Per il resto mi è piaciuto molto di più dello spagnolo normale. Però hai visto quante differenze di termini? Totalmente, totalmente. La torre enfadada è diventato un edificio enojado. Esatto. Cioè, proprio completamente diverso come sì, parola. Sì, sì, sì. Vediamolo in hindi. Domnitika, I'm so sorry. Ma spure, ma me sharaf fat se pesha. Ma ne sab shanti se samalta. Ma dite, I'm so sorry. Per kam shanti se samalta, me gusta ne hota. Ho bhi sakta, lekin jab aap lambe hote hain, tab gusta ne ho sakte. È un audio al contrario. Palesemente. Senti? Ma in realtà è bravissimo. Ora, a parte gli scherzi, che a noi suona strana la lingua, ma ha seguito i movimenti, ha seguito il canto di grigno ai denti, la risata che va sul letto. Ah, mettiamo in italiano allora, dai. Vediamo se io ho fatto quelle cose che critico. Ho affrontato la situazione con dignità, con grazia, con molta calma, come è mio solito. Non mi arrabbio, non posso. Quando sei alto non puoi arrabbiarti, non puoi camminare, dimenare le braccia in aria e gridare, perché la gente si spaventa, vedi? Guarda che aspetto hanno le persone quando sei molto alto e molto arrabbiato. Sembra un palazzo furioso. Quindi resto calmo. Tutto il dannato tempo. Ma questa volta... questa volta mi hai fatto perdere il conto. Lavoro in un ospedale, Gilliam. Opero, maneggio degli strumenti molto affilati con cui apro le persone. E se le apro in modo scorretto, tendono a morire. Ed è lì che tu hai deciso di mandare tua madre per sistemarmi con un'altra ragazza. Cosa? Sei diventata pazza. Bellino, dai. Quando lui si allontana, ti sei allontanato anche tu dal microfono? Nelle scene al chiuso, quando il personaggio si trova distante dall'inquadratura, si fa questa cosa che si chiama campo, ovvero si sente la stanza mentre incidi. Solitamente ci si allontana, ma dipende, perché negli ultimi anni molti mix, soprattutto delle grandi piattaforme streaming, vengono fatti all'estero e non vogliono il campo, perché poi fanno tutto loro. Quindi è difficile adesso ricordarmi se l'ho fatto o meno, perché parliamo del 2019. Non mi è piaciuto l'adattamento, ma non c'entri tu di dire palazzo furioso invece di palazzo furioso. Arrabbiato, perché arrabbiato è un termine colloquiale, anche in inglese è un termine colloquiale, mentre furioso sembra una cosa un po' più esagerata, però vabbè, ci sta. Francese è bravissimo. Indy, sorpresa, rivelazione. Indy è stato bravissimo. Bomba, ragazzi, sono nella fabbrica più profumata del mondo, quella che produce il burro d'arachidi.
di Prozis. Praticamente è tutto il viaggio che fanno le arachidi fino a entrare nel forno per essere tostate e poi escono di qua. Qua c'è il sistema di raffreddamento. Qui è dove vengono sbucciate le arachidi, che vengono poi smistate. Fino a qua le arachidi sono ancora arachidi. Poi vengono triturate e da lì, vedete, esce il burro appena fatto. Qui preparano i barattoli. Sembra di stare in una puntata di Come è fatto. I barattoli, una volta riempiti, vengono sigillati per mantenere ovviamente la freschezza del prodotto. Poi vengono trasportati avanti al fissaggio del coperchio, che avviene qui con queste bellissime macchine rotanti. La bilancia serve a controllare che ogni barattolo venga riempito per circa mezzo chilo. Dopodiché c'è l'etichettamento e qui pronti per essere inscatolati. Ne prendo uno perché voglio provarlo appena uscito dalla fabbrica. Non mi hanno visto. Ovviamente utilizzando il codice MERLOZ10 avrete anche il 10% di sconto. Andiamo avanti con i men. Per il potere di Grayskull. Anche qui ce l'abbiamo veramente in un sacco di lingue. In originale, all'inizio, sempre. Quindi inglese. Take a best shot. Mark Hamill. See, the sword is just the conduit, but the spark, that was always me. And I've often wondered, what kind of fabulous secret powers would be revealed to me if I didn't have the sword, but still said the words? No. By the power of Grayskull! Che quando si trasforma senza la spada, quindi diventa una belva. Allora, che dire? Io c'ho sempre questo problema, che prima incidono e poi fanno i mix. Ma a differenza di quando doppiamo noi, o comunque di quando doppiano le altre lingue, capiamo il contesto e la situazione. Quindi la distanza tra i due personaggi che parlano e tante altre cose, che loro non sanno perché incidono prima. E poi magari in animazione dicono, mettiamoli così distanti, e gli alziamo solo il volume, e non c'è il portato. Molte volte purtroppo capita questo, ed è uno dei motivi per cui a me il doppiaggio inglese sui prodotti di animazione piace fino a un certo punto. Ora però diamo modo di riscattarsi ai giapponesi. Grayskull no chikara niotte. Oh, regà, dagli due disegni che si muovono e i giapponesi ti fanno una poesia. Oh, era bello. Era giapponese. Era anche scheto. Era meglio dell'inglese. No, lo so, però funzionava, dai. Funzionava molto. Sui prodotti di animazione sono bravi, bravissimi. Ed era subito diventato un anime. Sì, quindi siamo tutti d'accordo. È un anime. Oh, abbiamo il thailandese. Lung Hang Grayskull! Non sembra neanche malissimo, è che a noi suona male come lingua. Skeletor forse era poco ispirato, no? Molto poco. Dai, dammi soddisfazione, fammi sentire il francese. Quindi ormai è una guerra aperta questa. Il francese è bravissimo. Vas-y, tente ta chance! Ça a toujours été moi. Je me suis toujours demandé quel genre de pouvoir. Mais que je prononçais les mots magiques. Non. Par le pouvoir du crâne ancestral. Sempre grande soddisfazione i francesi. Questo era meglio dell'inglese. C'era personaggio in Skeletor. C'era tutto qui. L'emozione. Ma perché i francesi sono veramente belli. Veramente belli. Spagnolo. Veamos de qué eres capaz. Perché così scherzi? Me lo dijera las palabras. No. Por el poder de Grayskull. Per il potere di Grayskull. Vabbè, dai, andiamo a casa. Dai. Già Skeletor è più Skeletor. De che te ries? La spada è solo il conducto. Però la cispa. La cispa. Sempre fui io. E me hai preguntato.
Por el poder de Grayskull! Decisamente superiore rispetto a spagnolo. Ma comunque non è il loro miglior prodotto, diciamolo così. Però i portoghesi, ragazzi. Vecchia squadra e sono conduttore. Ma a faísca. Isso sempre fui io. Pelos poderes de Grayskull! Sembra registrato in bagno, però. O è la qualità audio con cui è trovata la clip. Però non è male, sono tutti un po' moscetti. Poder de Grayskull. Brasiliano, però bello. Classifica. Per ora vince il francese. E vai, tedesco. Das Schwert stellte immer nur die Verbindung her. Aber der Funke ging immer von mir aus. Questo è l'elemento con la voce più giusta. Voci ci stavano. Però non era la voce era giusta quella di Man, era come giusta come timbro sul personaggio proprio. Dai, sentiamolo in italiano a questo punto. Ma la scintilla, quella sono sempre stata io. E mi sono spesso chiesto: quali favolosi poteri segreti potrei scoprire? Se anche senza la spada pronunciassi quelle parole. No. Per il potere di Grayskull! Boh, io ci metto la cazzimma. Per potere di Grayskull. Per il potere di Grayskull. Non lo so. Io escludendo me il francese. Sempre francese. Ma ora. Sghibiri bozzi, sghibiri fozzi. L'attacco dei giganti. Dove io doppio un personaggio dove non c'entro un cazzo. Cioè, 20 anni più di me. Sono un trombone. Sentiamolo in giapponese. Io l'attacco dei giganti l'ho visto tutto in italiano. Ho visto poi delle clip in giapponese. Le assegnazioni proprio delle età delle voci sono un po' bizzarre. Bizzarre è il termine esatto. Mare no tate wa sou moroku wa nai. Iya, mare o mamoru tate dewa nai. Iba waruware no kata ni wa sekai no meifun ga kakatte iru. Keshite shiso o koroshi, mondai o sakiokuri ni wa shinai. Ima koko de shiso o kurai, 2000 nen no ikon ni shushi o utsu. Ora, col timbro ci arrivo, ma quello che a volte ci si dimentica quando si dice questo doppiatore starebbe bene lì, qui o là, è l'età vocale, e cioè tutte le emozioni che si trasmettono attraverso il proprio bagaglio emotivo della propria vita, secondo le proprie esperienze. Quando i personaggi sono più grandi li puoi emulare, e in questo caso io ho dovuto emulare, perché si sente che è uno di 30 che fa il vocione, fondamentalmente. Vediamolo in inglese, dato che a me non piacciono gli anime doppiati in inglese, ma stavolta... credo che mi ricrederò. It's General now, and Marley's shield won't break that easily. Ce la posso fare. No. It isn't just Marley anymore. He's shielding the entire world. We're humanity's final hope. So instead, we'll have a warrior eat him and bring an end to 2000 years of hatred. Sembrano sempre dei di J. Joe ogni volta che doppiano qualcosa. Diamo il contesto giusto all'anime che stiamo guardando. Sentiamolo in tedesco. Ich bin jetzt General. So brüchig ist Marleys Schild. Ti stai arrampicando, per Dio. Dieser Schild beschützt nicht nur Marley. Auf unseren Schultern ruht nun das Schicksal der gesamten Welt. Wir werden den Ur- c'ha metà dell'energia e c'ha zero movimento. Stai salendo su una scala. Stattdessen werden wir ihn fressen lassen und diesen 2000 Jahre währenden Groll beenden. No, mi spiace. Francese. Maréchal Magat. Pas de panique, le bouclier. E c'è lo sforzo, vedi? Il ne se contente pas de protéger Mar. Le destin du monde entier repose sur sa résistance, ainsi que sur notre tactique de combat. Pas question de se permettre à repousser le problème en tuant simplement le titan originel. On va le dévorer tout entier et mettre un terme à 2000 ans de haine et de rancœur par la même occasion. È l'unico che ha fatto lo sforzo anche in fuoricampo mentre stava salendo, perché sta salendo. L'unico che ha portato di più la voce mentre era su. Cioè ha usato un tono forte quando era giù e ha usato un tono portato quando era su. Bravissimo, francese, raga. Top. Serie A. Sentiamo... Io, raga, non mi riesco a sentirmi. Questo l'hai fatto tanto tempo fa? L'ho fatto 3-4 anni fa. Generale, prego. Comunque Reiner è più forte di quanto credi. Però ormai non è più lo scudo di Marle. Il destino del mondo intero è nelle mani di ognuno di noi. Non ci limiteremo a uccidere il fondatore e rimandare così il problema. Lo divoreremo e metteremo fine a questi 2000 anni di conflitti e odio. Perché ti stai sforzando per appesantire per la forza, voce. Perché non è la voce. Non lo potevo fare con la voce mia. Non ero credibile. Se mi invecchio viene Gandalf. Però non è male. Dovevo arricchirmi. Secondo te il francese quanti anni aveva?
più di me, almeno 15 anni più di me. Questa è una sua foto non recentissima. Si è diplomato nell'83. Io sono nato nell'86. Io sono il più giovane Magat del mondo, penso, probabilmente, perché non puoi mettere uno che c'ha meno di 50 anni a farlo. Quindi mi sono dovuto sforzare. Lui è il miglior Magat del mondo. Sì, il giapponese è il migliore. I giapponesi. Non lo so. No, non mi piace il giapponese. Allora, se non ti piace, nel senso, secondo me non lo possiamo apprezzare appieno da italiani. Va bene, quindi dici il francese invece, che è una lingua che c'è più vicina. C'è un tipo di emozione che è più vicina. Sono d'accordo, no? Va bene. Sono d'accordo. Poi sicuramente per un giapponese arriva al piano. Ovviamente sarà diverso. Ragazzi, abbiamo fatto anche oggi un viaggio nel mondo del doppiaggio, nel mondo realmente geografico, sentendo gli altri personaggi che io ho doppiato in italiano in altre lingue. E spero vi siate divertiti. Commentate anche con la vostra opinione, col vostro parere, con le vostre impressioni. Se il video vi è piaciuto e non avete visto gli altri due precedenti, andateveli a recuperare, che ci sono tantissime altre chicche tra anime, serie TV e film. Grazie mille, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ma guarda un po' chi c'è! Sì, lo so che stai per cliccare abbonati. E fai bene, perché grazie all'abbonamento potrai avere tantissimi vantaggi pazzeschi. Provare per credere.